Un presidio vuol dire guardare il passato per costruire un presente diverso, migliore, perché dove ci sono infiltrazioni malavitose ne soffre tutto il tessuto. I ragazzi che hanno cattivi insegnamenti e cattivi maestri. Sindacati uniti insieme alle associazioni ambientaliste di categoria pacifiste e con loro il patriarca di Venezia Francesco Moraglia al presidio contro tutte le mafie organizzato questo pomeriggio in piazza Garibaldi ad Eraclea. Mai un fronte così ampio e trasversale per una manifestazione contro le mafie, presente anche la politica. Molte persone arrivate da fuori, pochi residenti del paese al centro della maxi inchiesta sui casalesi. Assente il sindaco di Eraclea, Nadia Zanchin. Noi pensiamo che l'economia sia minacciata dalla corruzione e dalla illegalità, non certo da una manifestazione che mette assieme tutti i corpi sociali di questo territorio. Non si è mai visto nell'intero paese una manifestazione che tiene assieme le associazioni tutte dei datori di lavoro, il sindacato e l'associazionismo sociale. Noi col sindaco non abbiamo nulla, abbiamo seguito le polemiche sui giornali, non abbiamo intenzione di farne. Per noi la legalità è il bene primario. Non siamo qui per puntare il dito contro nessuno, ma siamo qui proprio per far sentire dove siamo e quello che pensiamo. E il suo punto di vista, la sua vicinanza sarebbe stato un bellissimo gesto nei confronti non solo di CGIL, CISL e UIL, ma di tutte le organizzazioni che con noi hanno promosso questa iniziativa, e vado da Confindustria, Confartigianato e tante altre che non cito, ma sono, le citeremo tutte dopo, perché per noi è un momento molto importante di grande unità del territorio. Che il problema grosso sia se pensiamo che non esiste, dopodiché dobbiamo essere realisti e forse essere più attenti a segnali che in qualche modo o perché non ci si è accorti o perché non si è visto con grande attenzione sono stati sottovalutati, ma nello stesso tempo non dobbiamo creare quella sensazione che non c'è più nulla da fare, anzi bisogna pensare che quello che non è stato fatto lo faremo.